Ciao ragazzi, come state? Andiamo alla scoperta di una nuova casa. Wow. Oddio, cosa si intravede? Oh, accendi. Anche oh. Se... Oh. Sì, diciamo che in penombra... Ha il suo effetto. Oh! Sì. Oh! Perché quello si muove? No. Non lo so e non lo voglio sapere. Wow, ma cos'è sta roba? Wow! Ah, una scala! Ma che bello! Bellissima! Bella! Guarda che robe ci sono! C'è anche un busto! Questo? È un busto! Ma che bella! Oh, non è che c'è il cadavere qua? No! Mia. Sì, comunque, vabbè, non so perché si sta muovendo questo lampadario. Ci sarà stato dell'aria? Sì, lì secondo è aperto. Me sì. Ma come mai è così basso questo? È perché c'è... Ah, sì, perché la molla si deve essere allentata, ecco. Sì. Dovete capire che ci sono tante sensazioni quando si entra in queste case. E una di quelle, ad esempio, è l'olfatto. L'odore di antico. Sì, qui c'è odore di legno e comunque è un odore buono, non è un odore fastidioso. No. Cioè, non c'è una puzza come magari c'è in altri casi. C'è una macchina qua fuori? No. Guarda, c'è anche così della tombola. La tombola? Delle pantofole? Queste non le avevamo mai incontrate. Non mi sembrano così vecchie, sai? No. Ah, sì, santini. Delle fotografie. Quella è Piazza Castello? No, cos'è? Un castello Ivrea? Ivrea Castello. Ivrea. Mm. E poi qua è pieno di libri, eh? Questa... Sì, pieno di libri e c'è anche roba da vestire, però. Sì. Sei tu che fa questo rumore? Credo. Guarda questi cassettoni. Enormi. È a muro questa credenza. Sì. No, questo armadio, chiamiamolo così. Sì, è una credenza a muro. Sì. Piatti. Ma grande, alta. Bella. Oh, guarda questo vaso. È bellissimo. C'è anche l'elefante, guarda. Già. Solo da una parte? No, anche di qua. Ma che roba. Non l'avevo notato subito. Lasciami però. Facciamo rumori, eh. Ma che bella è questa televisione. Siamo stretti. Sì. Philips. Tanta credenza, qua. C'è tanta credenza. E guarda questa macchina. È ben tenuta ancora. Una radiografia. No. Aspita! Che cos'è? Ma... Una colonna vertebrale. Allora, questo è il torace e le spalle, le articolazioni lì, esatto. Insomma, le scapole. Ma questo cos'è? È un orecchino! E cosa fanno le radiografie con gli orecchini? Non lo so questo. Non si fanno, si tolgono. Ah, pensavo avesse ingoiato qualche cosa. Dai, non posso ridere. Sì, perché anche tu c'hai una costola messa male. Ma volevo dire che questo è il motivo per cui ci sono tanti busti. Ne ho già trovati tre. Ah, ecco, vedi. Reperto radiologico. Frattura scomposta della clavicola sinistra all'unione fra il terzo medio e il terzo laterale. Ecco. Oh, poverina. Ah, sì. Dispiace. E comunque il referto è del 1980, per sì. Cui credo che ora non abbia più male questa signora. Vedi, qua ce n'è un altro, è un busto. Ah, ma questo è un busto? Io pensavo fosse una borsa. No. Pensavo fosse una borsa prima. È un busto a corpetto, diciamo. E? Lo poteva mettere per uscire. Mentre invece questo che cos'è? Ah, è pesantissimo. Aspetta. No, è pesantissimo. Aspetta, stabilizzatore di tensione. Beh? Non lo so. È un trasformatore. Posso lasciarlo? Sì. Mi viene un'ernia. È veramente pesante. Mm-mm. Tanto. Stabilizzatore di tensione. Forse era lei che aveva questi problemi. Permesso. Oh! Cosa no, c'è? Niente. È una cucina piccolissima. Ma per terra è pieno di... c'è un fusaglio, non si capisce niente. Oh. Pieno di immondizie. È una cucina piccola. Sì, vedi perché qua c'è il lavandino.
C'è qualcosa dentro questo frigo? No, è vuoto. Aspetta, c'è una bottiglia lì. Ah sì, limoncello, ma quello è nuovo, cioè è recente. Guarda che questa è una lavastoviglie, eh. Se togli questo coso qua non è. Però cioè non è che posso. Vabbè. Ah sì. Per dire? O no, è una lavatrice. Sì, una, è una lavatrice, perché ho detto lavastoviglie, è la lavatrice. Sì, è pieno di ragnatele. Me la togli. Odio, odio, odio. Cosa? Camminare sulle immondizie. Andiamo prima sopra. Andiamo o su, là? Dai. Io avrei fatto prima il piano terra. Dai, però. Facciamo il piano terra. Oh, la casa è grande, eh. Eh sì. Secondo me magari erano anche più case, eh? Cioè ci abitavano più persone. Sì. Queste sono panchine che stavano nel giardino. Ma questa sembra anche più una tavernetta. Ah, ecco perché potrebbe esserci un'altra cucina. Un'altra macchina per la pasta, oggi è la seconda, perché prima siamo stati... Un'altra villa. In un altro abbandono. 1972? Madonna. Questo è il calendario del 72. Non eravamo ancora nati. Oh, che bel camino. Bello. Sì, era una tavernetta. Ciao. Qua ci sarebbe lo zucchero, il sale. Ancora in buone condizioni. Certo. Il tè, Twinings. Poi ci sarà stato il caffè. Lo Scottex è ancora intatto. Ma secondo me questa qua non è stata abbandonata da molto, comunque. Perché, sì, da tanto, però dai, a trovare ancora lo Scottex così. Guarda tutti i prodotti che ci sono. Sì. Che bello. Sembra strano, eh. Guarda, qua c'è anche l'acqua fresca, per cui l'acqua è fresca perché fa freddo. Le prigioniere di Casabella. Sono curiosa di vedere se c'è qualcosa nel frigo. Sì. Non so cosa sia. Beh, sarà del caffè. Non so se neanche se è liquido, se è cremoso. Vuoi aprirlo? No. Abbiamo trovato un calendario senza data. Ah, 96. Poi si trovano sempre calendari discordanti. Sì. Ce n'è sempre qualcuno più aggiornato. Oh, Madonna. Per terra si scivola. Ma infatti. È umido, è molto umido. Saliamo, però questa scala qua non mi piace per niente. Vedi che è diviso. Quella scala va da una parte. E questa dall'altra. E questa va dall'altra. Vediamo dove ci porta. Permesso. È tutto un disordine qui. Oh. Tutto campato in aria. Sì. Cosa volete, ragazzi? Più di tanto. Andiamo andare a vedere. Sì. Cosa c'è là? Sì. C'è un comò e un'altra entrata. Va in altre stanze. No, non era lei. No, non era questa casa decisamente. Questa è una casa tipo in stile inglese. Sì. Inoltre beve il Twinings. Avevano il Twinings. Secondo me magari aveva qualche contatto. Sì, o uno di loro era inglese. Che carino. Della signora Natalina. Comunque queste scale sono quelle che non siamo riusciti a fare da lì. Ah, sì, ok. Vedi? Tanti topolino. Tanti, parecchi. Anche questo, c'è un po'. O c'erano dei bambini o comunque o comunque collezionava bambole. Ma quanto è grande. Oh. Ah, questa è la stanza dei piccoli. Con i letti a castello. I fazzoletti. Guarda quanta roba da vestire, anche moderno. Moderno, ma infatti qui questa è la parte un po' più moderna. Secondo me non è stata abbandonata molto tempo. Da molto tempo, sì. Poi vabbè, si perde anche un po' la concezione qua. Ma cos'è quello? Ha una scatola. Una scatola. Una scatola tipo di giochi. Guarda, tutte le figurine di Heidi. Quella è una bomba a mano. E un letto. Un letto matrimoniale. Ci sta. Sì, anni 80 ci sta, dai. Sì. Ma non vedo termosifoni o stufe. No, usavano quelle elettriche probabilmente. Probabilmente sì.
Ancora un'altra camera da letto. Tanti libri. Ah sì. Ma libri per ragazzi, eh? Per ragazzini. Sì. Continua ad esserci un buon profumo di sì. casa antica, di legno. Ma cos'è quella? Un'altra stanza? Un'altra stanza. Sì, armadi con roba da vestire, sempre, tantissima roba da vestire. Eh? Qui c'è un'altra camera da letto, ma messa peggio. Una bicicletta col cestello. Qua proprio. Ancora peggio. Cioè, ragazzi. Manca. Discarica, modello discarica. Sì. È una cosa che non sopporto. Vai tu perché non... No, non vado da nessuna parte. Sì, lì c'è una porta, ma sicuramente farà il giro. E, questo letto invece è antico. Comunque sta Graziella è tenuta bene, eh? Sì. Benissimo. Marilu. Procediamo. Oh, un baule grande. Grande. No, oh, anche il bagno è grande. Aveva sia la vasca che la doccia. Sì, sia la bacinellina che la doccia. Qui dietro cosa c'è? Niente. Niente, non c'è il cadavere. Interessante come si muove questa tenda. Sì, sì, ma c'è aria, eh. E cosa ci sarà dentro questo baule? Se si riesce ad aprire. No! Ma cos'è? Oh. Ma ci sono dei cassetti! Hanno messo un settimino, ma. Non riesci neanche più a chiuderlo? Eccoci! Che ingegno! Oh. Che cosa quindi, strana! Quindi questo baule stava in piedi. Ma non saprei, guarda, sì, sì. Sì. C'è altro qua su questo piano? C'è un altro piano sopra. Ah, sì, andiamo a vedere l'altro piano sopra. Ah, qui c'è un altro bagno. Praticamente i bagni erano al piano, cioè erano sulle scale. Ah, sì. Sì. Niente di particolare, tante cacche di animali, di topi. Guarda com'è umido la casa. Sì. Infatti qua si sente anche l'odore delle piante che sì. ci sono qua fuori. Perché la casa è proprio in mezzo al bosco. Piante. Saliamo su. C'è ancora un piano su. Ah, un altro appartamento. Eh sì, sicuramente questi erano più appartamenti. Sì. Vedi, lì c'è una cucina, camera da letto, sempre con il lettino per i gagni. Non potevano mai trombare tranquilli questi. E magari vai a sapere che non era una casa vacanze. Nel senso, sì, era la loro seconda casa. Magari, sì. Venivano i nonni, i nipoti. Può anche essere. Questo lampadario arrangiato. Per fare una luce soffusa. Sembrano abiti anni 80. Sì, tutto jeans. Com'è che dicono adesso? Denim. Un poster della Jugoslavia. Almeno c'è scritto Jugoslavia poi. Oh, che bella che questa bella. Cucina. C'era una sorta di divanetto anche. Sì. Il brandy veterano. Vedi, dava sulle vigne. Un bel panorama, eh. Sì, non. Adesso chiudiamo. Non mi piace granché. Perché? Perché a me piace il mare. Una TV più moderna. Una dispensa. Quando apro le finestre o i pensili, cade sempre della roba. Eh beh, certo. Che roba è? Guida delle spezie e dei sapori. Oh, che carina. Bello. Sei fermata a mezzogiorno e 20. L'ora di pranzo. Ah, c'è un frigo. Apriamo sempre i frighi perché... Vuoto. Vuoto, beh. È giusto così. Qua effettivamente, no, c'è molta roba da vestire, quello sì. Però
sembra un po' che questa casa l'abbiano lasciata di proposito, ecco, però, però se le abitazioni sono diverse, se questa era una casa, quella di sotto un'altra, allora non sono state lasciate contemporaneamente, sono state lasciate con dei tempi diversi. Anche. Quindi? No. Boh. Quella è un'altra camera. Oh. Tanto piccola, eh? Sì. Un battipanni. È già il secondo. Sì, non sembra proprio essere una casa di persone che lavoravano in questa zona, cioè di, di contadini o di... Sembra proprio una casetta, cioè una casetta, una casa di villeggiatura, ecco. Robe buttate là. Pezzi di cartone buttati là. Tipo un passeggino. Oh, bella quella! Mi piace molto perché è un oggetto... spaziale. Sì, anni 70, però veramente futuristico. Questo è un vasetto da notte, eh? Sì. A meno che non facevi colazione con un... con una scodellona del genere. Scodellona così. Brava, brava, così. Così. Perfetto. Lo appoggio, aspetta. Sì, appoggialo lì. Ancora tanti libri e tanti Topolino messi bene, eh? Tra l'altro questo è 1000 lire, chissà di che anno... 22 gennaio 84, sì sì, ma qua parliamo degli anni 80 e poco oltre, eh? Comunque le case sono diverse, è chiaro che siano diverse. Sì, 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 si vede. No, guarda, mi piace troppo questa televisione qua, mi piace troppo. Tu cosa ne pensi? Anche a me. Un oggetto spettacolare. Signora, non mi guardi così. Cosa state facendo? Non tocchiamo niente. Ma qua... Ah, questo è anche l'alveare. Ma sì, ma poi la pioggia, vedi che qua è rimasto aperto, tutto bucato, sì. Questa finestra, per cui il marciume, è ovvio che... Però, tutto sommato, non c'è puzza in questa casa. Oh, guarda l'alveare. Ah, sì. Perché non sono rimasti alimenti o organici a marcire, ecco. No. E anche le tubature dell'acqua non sono, evidentemente sono buone. Andiamo a vedere se... Quell'altro caseggiato. Sì. Appunto, sarei curiosa se siamo già in quel caseggiato oppure no. La cosa che ci conviene fare è uscire e rientrare. Vedi che questa è un'altra qua? Ah sì. Sì, qua non c'è granché da vedere, eh? No, qua era proprio vecchia, vecchia, vecchia. Sì. A parte un bel lavandino in pietra e un... Sì, quell'aggeggio che avevamo già visto da un'altra parte. Questo tronco? Sì, sì. Io non l'ho mai visto. Nella villa dei francobolli. E qua un bagno. Un bagno. E allora andiamo a vedere su adesso. Questa era anche una doccia, guarda. Ah. Ma hai visto quelli? Sì, sì. Servivano per stendere? Per fare... No, per mettere la tenda. Ah, vero. Che prima abbiamo fatto la villa del... la casa del soldato. Del soldato, l'abbiamo già detto. Vabbè, stanze vuote. Stanze vuote. Sono un po' inquietanti, eh? Sì. Le stanze vuote così. Oddio. Vai tu, vai tu. È da arredare, è solo da arredare questa. Tutto sport. Andiamo. Allora, non ho capito perché l'hanno chiamata Villa dell'Aviatore. Infatti, quello che dico anch'io. Magari non abbiamo trovato tutto. Vediamo qua cosa c'è. Sarà una stalla? Sì. C'è un letto. Oh, permesso. Oh. Questo era un monolocale, il camino, il letto, c'è anche un'altra stanza qua, no, ci sono delle scale, vado io? Vai tu, in realtà vorrei vedere anch'io, vabbè se non c'è niente... Ti dico se è il caso. Sì. C'è una stanza. No. Ma è vuota? Non mi fido, sì c'è una stanza vuota. E allora? Il pavimento però non mi dice niente di buono. Escono fuori cinghiali. Sì. Anche qui una...
stanze con delle robe. Sì. Queste sono abbandonate da ancora più tempo. Fa caldo qui dentro. Sì. Vediamo questa Annabella di che anno è? Marzo 61. Tante lettere anche, tante robe scritte. Magari qualcosa, qualche indizio? No. E la bibliografia? Sì, la morte di Priamo. Magari erano compiti di scuola. Questo di che anno è? 58. Ragazzi, l'oroscopo del 58. Perché questa era la parte più vecchia, diciamo. Sì, erano abitate veramente in periodi antichi. Sì. Questo è un armadio messo al contrario. E questo è è un appendino questo. Sì, un appendino. È un coso voodoo. Sì, è completamente aperta quella finestra da verso l'esterno. Queste sembrano essere delle cose da bambini. Cosa potrebbero essere? Io lo so cosa sono, cose di Natale. Le luci, perché delle guarda. Le lucine di Natale. Ma. Dentro c'era la lampadina piccola. Qua è crollato. E c'è una scala. Dai, fatela tu questa. Su. Oh, Madonna. Forza, coraggio. Ma è di legno. Quindi? Dai. Se poi si stacca, cosa faccio? Niente. Se c'è qualcosa, bene, se no. Ci sono tante sedie e due bici. Aspetta. Bici appese, poi? Bellissima. Poi ci sono tutte queste sedie messe lì così. Chissà cosa aspettavano. È come da Artemio quando aspettano il treno. Certo. E quelli sono dei setacci. Sì. E niente. Poi c'è un'altra porta. Infatti. È la stanza da letto, quella messa a peggio. Che abbiamo già fatto. Dall'altra parte. Ah, dell'ultimo? Dell'ultimo. Ah, sì, okay. Sì, sì. Ok. Ci siamo. Scendi dalla botola. Ci siamo. Difficili, queste scale ogni volta da fare. Tanto. Una volta erano. Sì, certo. Però girato in avanti non so mica, No, se. Non si riuscirebbe. Ma non l'avevo visto. Sì, c'è il coperchio. Il coso. Vabbè. Bene ragazzi, non so se vi rendiate conto in quale situazione ci troviamo, in un bosco completamente al buio, però siamo ormai a nostro agio. Sì. C'è anche una bella luna. Bellissimo. Non riusciamo a comprendere bene se era una casa vacanze dove venivano d'estate, perché era composta da più appartamenti. Sì, quante persone ci abitassero, quanti stili di vita e in quali periodi. In quali periodi, esatto. Probabilmente in periodi diversi, perché abbiamo trovato documentazione degli anni 50, così come documentazione degli anni 80. L'ultima casa completamente vuota e invece stanze da letto per bambini, fumetti e via dicendo. Ringraziamo per averci seguito fin qui. Se questo video vi è piaciuto, solite cose, lasciate un commento, mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima esplorazione. Ciao ragazzi! Ah.